Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald. Oggi siamo qui con un nuovo video, come avete visto dal titolo. Sì, siamo su FIFA 18, finalmente. Sono riuscito ad avere questo gioco, dopo mille peripezie e un mese e mezzo di spedizione, non arrivava mai. Vabbè, comunque, sorvoliamo su queste cose. Siamo qui con il nostro Anselmo Asbraldini. Nome di fantasia, ovviamente, il cognome Asbraldini italianizzato da Asbrald, quindi Anselmo è un nome che così uso spesso quando sì, Anselmo a caso. E siamo abbastanza giovani, come vedete, non è vero, ho voluto dare un aspetto un po' vecchiotto alla Ferguson o comunque un allenatore di esperienza e con un completo, perché comunque vecchio stile, elegante, poi noi siamo eleganti, siamo persone eleganti. Che squadra abbiamo scelto? Sì, l'avete già visto sicuramente dal titolo, andiamo a vedere un po'. Allora, sì, siamo col pieno evento, come potete vedere, stadio Ciro Vigorito. Allora, io provando FIFA ho riscontrato un piccolo problema. Sono 20 anni che non gioco a FIFA, quasi. Sì, perché il primo e ultimo FIFA a cui ho giocato è FIFA 99. Cioè, quindi totalmente diverso da tutti gli altri. E giocando a questo FIFA mi sono accorto che faccio schifo. Faccio veramente schifo, cioè devo prenderci ancora la mano. Quindi venendo da anni e anni di PES, purtroppo ho i tasti comunque memorizzati in testa di PES. Comunque, partiremo con difficoltà campione. Sarà difficilissimo perché non ho praticamente abilità con questo gioco. Però voglio partire con campione perché poi voglio passare a leggenda. Voglio prenderci la mano, quindi 6 minuti, adesso vediamo se è giusto, perché non ho ancora visto se 6 minuti, comunque penso che sia quello giusto. Valuta euro, stadio Ciro Vigorito, rose più recenti, competizione europea a prima stagione non c'è, perché giustamente il Benevento non ce l'ha. Disattiva alla fine? No. Ok, quindi possiamo tranquillamente andare avanti. Rose aggiornate, perfetto. Trattative interattive, questa novità che ha subito stancato tutti. Infatti ho visto qualche gameplay di carriera allenatore, tutti skippano. Cioè la prima volta, oh che bello le animazioni. Basta, poi è sempre uguale, quindi noi skipperemo qualcosa. L'Inter acquista Miranda per 20 milioni di euro. Non lo sapevo. Adesso aspettiamo che carichi. Allora, come prima puntata non taglio niente. Faremo una puntata di conoscimento della squadra, andare a vedere un po' il mercato, se riusciamo a fare qualcosa come cessioni e come acquisti. Poi, ovviamente, se avete qualche consiglio da darmi per il mercato, quindi io punto a prendere giovani italiani assolutamente per salvare il Benevento. Questo assolutamente è una mia priorità. Il Benevento va salvato, perché nella realtà non si salverà, penso, a meno che miracoli. E partiamo subito. Siamo stati invitati a un torneo amichevole precampionato. Andiamo agli inviti, vediamo quello che ci dà più soldi, anche se è difficile, fa niente, quindi prendiamo Coppa Internazionale Europea in Belgio, che siamo contro squadre che vabbè, ancora non conosco, perché sono squadre un po' di altre nazioni meno conosciute. Allora, menu carriera, questo ufficio, vediamo un po'. Coppa Internazionale Europea, sappiamo che adesso sta facendo... Sì, sì, beh, è molto impegnativo, giustamente. Siamo appena arrivati. È un'ottima occasione per valutare la sua rosa attuale e provare diverse formazioni tattiche in vista della nuova stagione.
tratta di un'opportunità unica per espandere il marchio del club all'estero. Oh, il Benevento, ragazzi. Va bene. Cortesemente. Ok. Resoconto osservatore. Vediamo un po' che cosa ci ha messo come. Allora, Luca Coccolo, 19 anni, terzino sinistro del Perugia. Seguiamolo. Lo seguiamo perché è un giovane italiano, quindi assolutamente sì. Altro terzino sinistro. Allora, questo ha tiro niente, passaggio niente, difesa un po'. Può crescere però. Sì, seguiamo anche questo. Poi ovvio se c'è qualche straniero non c'è problema, eh. Allora, Christian Kwame, 19 anni, attaccante, difesa 1 o 99. Ma già che è un attaccante, vabbè. Sì, Patrick Schick, vabbè. Poi ci mettono di quelle robe che. Ah, Aja Pong potrebbe essere. Sì, Aja Pong lo seguiamo. Davide Calabria anche è un altro di quei giovani che sono molto interessanti. Andrea Favilli, attaccante. Però a 20 anni è ancora un po'. No, questo qua no. Daniele Verde. Sì, Daniele Verde mi piace, è in prestito all'Hellas Verona dalla Roma. Dragoschi, allora Dragoschi è un gran portiere, però il Benevento ha Brignoli, quindi no. O magari possiamo comunque tenerlo sott'occhio per. Come secondo o terzo portiere. Comunque vediamo, è molto giovane anche lui. Allora, vediamo gli osservatori. Questo è già nostro. Ah, ok, sono già nostri. Questo va in Inghilterra, questo va in Spagna, questo in Italia. Questo è disponibile per un incarico. 3 stelle. Vediamo, inviamolo in un paese. Diciamo Brasile, dai. Che hanno i piedi buoni almeno. Qualche giovane. Ok, allora. Finanze. Budget. Abbiamo 9 milioni e 300 mila euro con 63.870 euro di stipendi. Che è un buon compromesso, penso, per il Benevento è già tanta roba. Avere 9 milioni e 3. Quindi va bene. Andiamo un po' a vedere le aspettative della dirigenza. Allora, crescita giovani bassa. Ingaggia almeno due giocatori con meno di 20 anni. Quindi quelli che stiamo già tenendo d'occhio sono già buoni come giocatori. Con un potenziale superiore alla valutazione media dei giocatori attualmente in quel ruolo. Quindi dobbiamo prendere un giovane con meno di 20 anni che abbia un potenziale superiore a quelli che abbiamo già. E ingaggia un giocatore per tuo vivaio nel ruolo di centrocampista. Va bene, priorità bassa, quindi dovrebbe essere abbastanza facile farlo. Fama del brand, fa il tutto esaurito in almeno 50% di partite in casa, almeno 85% di spettatori. Va bene, successo continentale non c'è, successo in patria raggiungi i sedicesimi di finale di Coppa Italia e termina a metà classifica, quindi la salvezza. Finanze, non abbiamo obiettivi, quindi possiamo spendere e spandere quei 9 milioni che abbiamo. Successo continentale non c'è perché ovviamente non ce l'abbiamo. Allora, trasferimenti. Facciamo così, rosa, andiamo a vedere un po' la rosa del club. E vediamo se c'è qualcuno che dobbiamo comunque mandare via o cercare di far crescere perché ci sono dei giovani. Che cosa ci manca? Ci manca un AD, quindi un attaccante destro, perché abbiamo attaccante sinistro e attaccante punta centrale.
Sì, possiamo comunque adattarli, non c'è problema, però se abbiamo almeno un giocatore in quel ruolo specifico è meglio. Poi ci manca esterno sinistro, ce l'abbiamo perché comunque abbiamo i due terzini che fanno sia terzini che esterni sinistri. Ci manca un terzino destro, a quanto visto. Ah no, eccoli qua, perfetto. Ce li abbiamo tutti. Allora ci manca un centrocampista difensivo centrale, perché abbiamo Ciciretti che è trequartista, centrocampista offensivo, che però fa anche alla sinistra e alla destra, quindi non ci serve andare a prenderlo, va bene? Cioè Cibsa che fa sia centrocampista centrale che centrocampista difensivo, anche Cataldi, anche Viola. Non dobbiamo andare ad acquistare niente e nessuno. A parte, vediamo. Allora, il portiere. Un terzo portiere giovane, molto giovane ci vuole sempre. Piscitelli no, cioè 55 ha già 23 anni, questo non cresce più. Allora. Dobbiamo andare a comprarci. Andare a comprarci un terzino destro, perché Gyanfi 21 anni ha 60 di overall, non credo che possa crescere, però comunque se ne troviamo un altro più forte. Ok, allora andiamo a cercarci un terzino destro, così tanto per vedere se riusciamo a fare almeno una trattativa. Allora, posizione difesa, terzino destro. Sì, va bene. Nazionalità, se possiamo farlo italiano, magari un bel giovane italiano. Vediamo. Abbiamo la ricerca. Vabbè, Ignazio Abate. Allora, Alberto Almici o Almici, 24 anni. Del Cremona, però Francesco Belli, 23 anni, velocità scatto, resistenza, accelerazione, elevazione, scivolata. Seguiamolo, se almeno ci dà una almeno un... Ah, abbiamo anche Davide Calabria che stiamo continuando a seguire, quindi io direi che va bene così. Stiamo già seguendo dei giocatori. Ragazzi, io mi dimentico. Chiedo scudo. Allora, andiamo a fare la formazione. Ok, questo lo sapevamo già. C'è già un 4-3-3, che potrebbe essere già una cosa molto molto buona. Però io vorrei un 4-3-3. Se lo troviamo, 4-3-3 contenimento, perché comunque abbiamo anche bisogno della difesa, o un 4-3-3 difensivo, però preferisco questo. Allora, Brignoli ci siamo. Antei e Costa assolutamente sì. Venuti come terzino destro è il migliore, quindi va bene così. Di Chiara assolutamente no, mettiamo o Letizia o Lazar. Allora, Letizia ha la velocità, per il resto è uguale a Di Chiara, mentre Lazar ha passaggi, tiri e dribbling. Allora, io prediligo la velocità, però anche passaggi, tiri e dribbling. Allora, mettiamo Letizia perché è italiano, quindi continuiamo con questa nostra volontà di fare squadre italiane. Allora, Memushai. Lui può fare il centrocampista centrale, quindi lo mettiamo qui. Cataldi
Cataldi invece può fare anche il CDC, perfetto. Cipsa può fare anche il CDC, ok. Come CC, vabbè, Cipsa sembrerebbe il migliore. Ok, perfetto. CC Retti, assolutamente lo mettiamo qui. D'Alessandro, un AS abbiamo già perfettamente. Questo qui è Iemmello. Abbiamo Armenteros che... Ha più fisico, più... Sì, diciamo che però Iemmello ha più velocità, quindi tranquillamente lo possiamo tenere. Allora, andiamo a sistemare anche un po' la panchina. Lombardi lo togliamo, mettiamo Coda. Sì, vabbè, a parte che non abbiamo tante scelte. Ok, dai, questa sarà la nostra formazione tipo. Poi, ovviamente, potremmo cambiarla se non va bene, se vediamo che prendiamo troppe imbarcate. Comunque, allora, punizione, vabbè, Ciretti penso che sia quello più indicato. Angolo, rigore, ok. Angolo sinistro, angolo destro, ok, poi questo lo vedremo. Iemmello, rigori 66, rigori 60, sì. Anche Memusciai 66. Sì, beh, i difensori, ovviamente. Brignoli, facciamo segnare Brignoli, ovviamente. Ok, Iemmello va benissimo. Salviamo le modifiche. Ho detto, questo sarà un video un po' conoscitivo per questa carriera allenatore, anche per me, perché io non ho mai giocato alla carriera allenatore. Avanziamo e vediamo un po' che cosa succede. Dobbiamo arrivare alla prima partita del torneo estivo. Allora, ufficio, ci è arrivata qualche mail, posta in arrivo. Allora, Coppa Internazionale Europea. Ah, colloquio giocatore. E mi serve Gravillon. Sperimentare un po' con loro e darmi la possibilità di giocare. Anche no? Sì, dai, tanto nei tornei estivi si può fare. Principale. Allora, andiamo a giocarci la prima partita. Così almeno andiamo a giocarci questa prima partita. Vediamo anche un po' com'è la squadra. Ovviamente io uso il personalizzato, vengo da PES, anni e anni di PES. Rischio di fare cross invece di tirare, quindi... Allora, noi con la nostra maglietta giallo-rossa. Sì, dai, non si confondono, va benissimo. Allora, gestione squadra, facciamo giocare il giovane. Anzi, almeno ce lo portiamo. Sì, ma sei un 64, ragazzi. Però è giovanissimo, quindi va bene. Ok. Quindi campione, 6 minuti. Andiamo a giocarci questa partita. Sì, va bene, dai. E si comincia con la prima partita del nostro Benevento. Ecco i titolari. Si presentano con tre attaccanti oggi, di cui due larghi sulle fasce Sì, e tre uno come attaccanti, interno al centro, un Spavaldi. 4-3-3. Chiara la loro intenzione di giocarsi da viso aperto, lo Ah, spettacolo siamo già e nella tre quarti guadagnare. avversaria, questo è Ha buono. evitato il possibile Ah! gol. Questa palla, Vai! occhio al pallone filtrante, può far male da lì. Grandissimo! È il primo gol della stagione. Iemmello, Pietro Iemmello segna il primo gol per il nostro Benevento, anche se è un amichevole, però prendiamo dei soldi, quindi è molto molto importante questo gol. Perfetto, Pietro Iemmello è il nostro primo marcatore della nostra carriera, quindi segnatevi questo nome che diventerà il nostro eroe. Andiamo subito a fare il secondo perché
Ah, comunque, l'obiettivo di questa carriera è salvare il Benevento, assolutamente, e vincere almeno un trofeo con il Benevento. Poi possiamo anche cambiare squadra, se ci arriva un'offerta che non possiamo rifiutare, è ovvio, eh. Non è detto. Mamma mia, che schifo di tiro. Rigore? Bellissimo, bellissimo. Io ho detto, qua mi ha. Ho sbagliato il tiro, ho fatto uno schifo. Allora, i rigori li ho sempre sbagliati. E me ne hanno dati due in Ultimate Team. E li ho sempre sbagliati. Perché non sono capace a tirarli. Sotto l'incrocio. Vai! Allora. Facciamo la scivola. Ma no, a me piace l'esultanza da quello che si butta giù e muore. I rigori sono sempre una sfida di Ecco, nervi. devo anche Calcio entrare in questa, e stavolta questa Benevento. ottica che FIFA ha le esultanze. Perché con PES c'era l'esultanza predefinita, quindi ogni giocatore o faceva la prima o faceva la seconda, ma automaticamente. Mentre FIFA ti dà anche la possibilità di scegliere Ottima la chiusura, fermazio. l'esultanza. Comunque, pensiamo alla partita. Primo rigore segnato nella mia storia di FIFA, perfetto, ci voleva anche C'è la quello. rimessa con le mani. E poi vediamo se il Ottima qui mercato ci Fontana. darà qualche Prova la soddisfazione. tocca. Occhio Brignoli! Bravissima. Brignoli, ragazzi, primo intervento. Brignoli sarà Lui fuori. sarà il nostro titolare, anche se dovesse arrivare Buffon, perché Pallone in mezzo. è È Brignoli, finita. è un eroe, cioè. Guardatelo Brignoli. Efficace Brignoli. lì, che Siamo interventi, ancora lì. ragazzi. Ok, fotografi. Ancora un'occasione della bandierina. Brignoli è diventato eroe nazionale, assolutamente. Difesa Primo che parte per rafforzare il portiere rimpallo. in Serie A dopo Attenzione. tanti anni, ma Ottima quanto sarà reazione del giocando difensore. bene. Decisivo qui L'ultimo era l'intervento stato del difensore Taibi impedito a dall'attacco segnare di concludere con la comodamente regina, a rete. sempre di testa su calcio d'angolo. Vabbè, il primo fu Rampulla con la Cremonese. Che poi Brignoli è in prestito Occhio al perché è di corner. proprietà della Brava Sacchi qui Juventus. a girare di testa, vuole essere buono. L'impressione E che quindi l'abbia impattata con la mi parte sa che alta della dovremmo testa, non con la richiederlo alla fronte. fine se la Juventus vorrà riprendere. Perché di solito ho visto nelle carriere di FIFA che alla fine Brignoli è praticamente titolare nella Juve. Quindi ah, facciamo qualche cambio, tanto sono cambi infiniti praticamente. Mettiamo dentro un po' di giocatori belli freschi. Ah, Yemelo non è stanco, però Armenteros, dai. D'Alessandro, però non lo farei uscire perché ha fatto un bel una bella partita. Mettiamo Lazar. Che possiamo mettere ancora? Il portiere, dai. Proviamo anche Belek o Belez. Va bene, dai, cambiamo totalmente la squadra. Almeno proviamo anche un po' di giocatori Inizia ora e la seconda vediamo frazione di chi gioco in questa merita partita di della prima fase del stare nel girone della Benevento Coppa e chi no. Internazionale Europea. Le due squadre Bene qui il difensore chiude la linea Passaggi d'attacco con brutti. risultato palla. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due Sarà una squadre. sofferenza questa carriera, eh. Però è bello così, a me piace. Cioè, prendi la Può Juve, avvicinarsi alla porta. metti Palla che è difficoltà scesa, ancora media. laterale. Hai 90 milioni da Intento spendere in sul continuità al punto per mercato, tutto, inserendo un altro aggiungi, attaccante fai per cambio di truffare almeno il proprietà, pareggio. prendi Messi, Ronaldo, Neymar, cioè, ragazzi, e vinci Champions, campionato, Coppa Italia, tutte le coppe al primo anno. Non ha Ci sono metri a senso, non ha senso. disposizione. C'è chi si Palla in diverte, auto, ragazzi. sarà rimessa Sono scelte laterale. personali. Io non mi diverto. Palla girata sulla fascia. A me piace vedere una squadra che Palla vagante. lotta anche per la salvezza, ma con pochi soldi riesce a prendere magari quei due o tre giocatori che fanno la Viola. differenza, spendendo poco, però valorizzando magari i giovani. Guardalo! Armenteros, e 3-0, partita chiusa. Segnano ancora, si Volevo fare la allungano Dybala sugli maschera. avversari.
complimenti. Esulto io invece di far esultare i giocatori. Però ragazzi, Benevento che vince 3-0 è incontenibili, continuano a cercare il gol, è troppo bello. Oh, 3-0 come prima partita, direi che ci può stare. Con la soddisfazione di non aver va bene, andiamo avanti. Migliore in campo, Amato Ciciretti, signori, Amato Ciciretti con il numero 10 che non ha fatto nulla, però migliore in campo. Va bene. Allora, il Chaves ha vinto 2-0 contro il Ghent, che è il nostro avversario, sono nella nostra nostro girone. Marco D'Alessandro è stato squalificato dopo l'ultima partita, ha ricevuto una squalifica per una partita. Perché? Grazie mister, ho apprezzato, grande, ciao. Perché è squalificata? È stato solo ammonito. Va bene, non stiamo qui a chiederci certe cose. Allora, io direi di finire qui questo primo video, perché comunque siamo andati anche troppo per le lunghe. Qualcosa vi avrò tagliato sicuramente, perché 50 minuti di video non può venire fuori. Nel prossimo video, allora, un attimino. Volevo congratularmi, ok, quindi una nazionale la prenderemo, assolutamente sì. La squadra Parma, Fabrizio Melara, vediamo, facciamo questa operazione e vediamo. Allora, 31 anni, 65 di overall, io l'ho messo... Ah, non l'avevo messo sul mercato? Melara. Prendere in prestito. No. Rifiutiamo l'offerta, perché lo vorrei vendere. Ok, allora. Direi di fermarci qui con questo primo episodio della carriera allenatore con il nostro Benevento. Il nostro grande Anselmo Asbraldini, che porterà, si spera, il Benevento alla salvezza della Serie A e punteremo a vincere almeno un trofeo, che sia campionato, Coppa Italia, Coppa... un'altra Coppa, non lo so, potremmo vincere anche l'Europa League, la Champions League, dipende come ci piazzeremo in campionato e in Coppa Italia. Quando avremo vinto almeno un trofeo con il Benevento, potremo decidere di accettare qualche offerta, se ci arriverà. Però, come detto prima, non accetteremo un'offerta di una grande squadra, quindi Real, Bayern, Barcellona, Manchester United, Chelsea, non accetteremo queste squadre. L'unica grande squadra che accetterei sarà la Juve, perché comunque, essendo tifoso juventino, però sarebbe una cosa mia personale, o anche per tutti i tifosi juventini che seguono, almeno per far vincere la Champions League, almeno nel virtuale su FIFA, alla Juventus. Poi, per il resto, prenderemo squadre comunque blasonate, sì, ma non troppo. Quindi magari faremo anche qualche esperienza all'estero. Un bel Borussia Dortmund, magari. Quindi, io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, lasciate un commento, fatemi sapere anche qualche giocatore giovane italiano di prospettiva che può crescere molto, e vi invito a seguirmi su tutti i social che trovate qui in descrizione e sul primo commento, e ci vediamo a un prossimo appuntamento con FIFA 18, la carriera allenatore. Un saluto a tutti da Asbrald.